Ciao a tutti ragazzi, oggi da Vostro Dynamic faremo un altro episodio di hacking. Questo hack riguarderà il shop hack. Ok, giù nel link in descrizione troverete il file, il link da dove scaricare il file. Dove fate ciò, andiamo sul desktop, facciamo extract here. Vi servirà WinRAR per aprire il file. Questo è il hack creato dall'Olympus Team. Fatto ciò, dopo aver fatto ciò, cioè facciamo sì che come amministratore facciamo sì e avviamo S4 League. Anzi no, no, bisogna, cioè facciamo prima il login. Ok, per chi non ha un account basterà fare registrarlo e vi aprirà la pagina su cui iscriversi. Ricordo che questo hack è in spagnolo e vabbè, facciamo accettare. Sta verificando l'account ora. Ok, ora si è aperto la finestra del hack. Ora possiamo pure avviare S4 League nuovamente. Anche facciamo start. Come vedrete c'è scritto disattivato e attivato. Comunque a noi ci interessa, non ci interessa. Ok, come vedrete si è avviato Xtrap e il video lo fermo qua perché sennò poi viene troppo lungo. Come vedrete ora siamo sulla schermata di login di S4 League e S4 League e Xtrap non ci ha detectato. Entriamo sul nostro PC qualsiasi. Mi raccomando, un usate hack su PC seri, ma solo su combi. No, ok, ora torniamo di nuovo sulla finestra del shop hack. Cioè basterà cliccare questo qui arancione, questa diciamo tasto pulsante. Ora scegliamo S4 League client. Se non lo trovate basterà scorrere in su e in giù. Facciamo S4 client, poi scegliamo select process. Basterà ora, facilissimo, basterà andare su weapon, cliccare su questo pulsante verde. Ora vedremo che si starà caricando, ecco. E ora ci saranno tutte, possiamo mettere per esempio le stat più 10, l'XP più 5, pen più 5, pen più 100%, force pack. Per esempio prendiamo pure il force pack, facciamo cambiare value con l'altro pulsante verde. Ok, ora se andiamo sullo shop weapon skill vediamo che è esattamente il force pack, quindi cioè, lo equipaggiamo tanto per equipaggiare. Ok, bene. Ora anche se anche gli altri funzionano, per esempio face, basterà cliccare questo pulsantino verde all'interno del rettangolo. Basterà mettere qualcosa, per esempio SP più 8, basterà cambiare l'altro pulsantino verde, ce l'avrà cambiato sicuramente. Face, come vedrete è SP più 8, quindi per vedere che funziona veramente andiamo a fare pure una partita. Ok, togliamo queste cose, facciamo start. Ok,
Come vedrete, siamo riusciti ad aprire la schermata, cioè siamo riusciti, possiamo giocare, come vedrete, e non vi butterà fuori, almeno che non succeda qualcosa al server. Quindi vi lascio qua, se avete qualche problema lasciate un commento, mettete mi piace se vi è piaciuto il hack e niente, iscrivetevi, l'ultima cosa che volevo dire, che non mi veniva. Ciao a tutti dal vostro Dynamic, al prossimo Hacking Desk 4 o gameplay o altro.